Che sto a fa qua? Sto a casa di mia sorella. Allora, cioè oggi ho preso appunti col taccuino tipo allenatore, perché mi sono seguito entrambe le partite. Oggi giocava l'International Chessons Cup, che non sarà la UEFA Chessons League, ma che comunque può dire del suo in estate, anche perché c'è sta solo questo. Ciao, 26 secondi, sto cominciando a fare record, bella a tutti da me. Tutte e due le squadre, Inter e Juventus, rispettivamente con Benfica e Chelsea, pareggiano per 1-1 ai tempi regolamentari, vanno ai calci di rigore. Da una parte vince la Juventus e batte appunto il Benfica, e dall'altra invece il Chelsea vince contro l'Inter. Se non sbaglio, essendo una competizione un po' alla volemo sebbene, chi ha vinto ai calci di rigore prende 2 punti, chi ha perso ne prende 1. Non vorrei stare di una stupidaggine, ma dovrebbe essere così. Detto questo, allora, parliamo di entrambe le partite. Partiamo però, è finita appena l'Inter, ma ha giocato anche la Juventus, è finita all'incirca una 45ina di minuti fa, un'oretta fa. Grimaldo al 65esimo, mi sono segnato proprio tutto, Grimaldo al 65esimo porta in vantaggio il Benfica e il Clemens, e la Juventus pareggia con Clemenza, che tra l'altro, ragazzi, ha fatto veramente un bel gol, perché ha fatto un doppio dribbling esterno a giro e gol. Il portiere non ha potuto nulla. Ha pareggiato all'84esimo, mi pare fosse entrato da 5, 7, 8, 10 minuti in ora, presso a poco, va bene così. Da registrare la bella presenza di Cancelo, no, la bella presenza che stava bello vestito, ok, che ha fatto, ha figurato, secondo me è stato il migliore in campo, ha fatto una bella partita. Niente male neanche la prestazione di Chiellini e di Benatia, che colpisce una traversa, se non sbaglio, proprio su assist di Clemenza. E credo che Pjanic non fosse in condizione, ma credo che lo abbiate visto tutti, se avete visto la partita, se non fidatevi di quello che vi dico. Ai calci di rigore sbagliano 2 giocatori del Benfica, che non mi ricordo, ma va bene così, sbagliano i calci di rigore, finisce 2-4 per la Juventus, che quindi si porta a casa altri 2 punti in ottica International Champions Cup. La prima partita ha vinta col Bayern di Monaco. E alla Juventus ai calci di rigore ha segnato anche Fagioli, legumi pazzi, più li mangi e più strombazzi. Ok, sto scherzando ovviamente. Passiamo a Chelsea-Inter, che appena terminata, mi fa male la mano. Passiamo a Chelsea-Inter, che è appena terminata. Gran bel gol di Pedro su un affondo di Morata sulla fascia sinistra, che si inserisce sempre Tugia, mette palla a mezzo, il portiere che la tocca. E Morata mette palla a mezzo, arriva Pedro e un tap in, butta la palla in rete. Arriva il gol dello stronzo. Perché dico stronzo? Perché ce l'ho avuto lo scorso anno al Fantacalcio, me lo sono levato per la disperazione. Ha fatto 2 gol stasera, perché ha segnato al 49esimo su una papera de Saponetta Cabacero, e poi ha segnato anche ai rigori. Quindi partita che termina ai tempi regolamentari sull'1-1. Cabacero fino a quel momento particolarmente scandaloso. Ma se andate a cercare su Wikipedia, questa è una chicca, può essere pure che l'hanno tolto, l'ho cercato 10 minuti fa. Cabacero, anche detto Saponetta Cabacero. Io non so se il soprannome che gli danno in Argentina significa, che ne so, fenomeno o che, ma qualcuno mi sa che su Wikipedia si è divertito a piallo, per cui va bene. E quindi niente, un primo tempo sicuramente in cui il Chelsea ha fatto quel qualcosa in più. Nel secondo tempo però l'Inter alla lunga è uscita fuori, tant'è che ha pareggiato proprio con Gagliardini, un tiro centrale che Cabacero con ginocchio butta dentro. E poi verso la fine c'è stato un bel miracolo, tra virgolette, di Cabacero, se non mi ricordo male, su Lautaro Martinez o su un altro. Insomma, c'è stata una bella palla a mezzo, se non erro, di Caramò. Tiro una bella, un tiro al volo fatto così. Aspetta, non so se c'è. Poi, portiere che la para, quindi fa il miracolo, vanno ai calci di rigore. Ai calci di rigore il primo rigore lo tira il fenomeno Ranocchia, che lo spiazza ovviamente a Saponetta. Poi vabbè, c'è sta rigore di Giorgini, c'è 10 calci di rigore. L'unico che sbaglia è Skriniar, perché Cabacero si indovina l'angolo e gliela para. E quindi insomma ha vinto il Chelsea. Che partita avete vista? Avete visto le partite? L'avete vista? Vabbè, poi ho detto io, vi ho riassunto brevemente 2 partite veramente molto incredibili. Sarà anche calcio estivo, ma io non vedo l'ora che ricominci la Serie A, la Champions Chessons League, scusate, e quant'altro. E quindi insomma mi sono goduto un po' di calcio estivo. Detto questo, vi sono piaciute le vostre squadre del cuore? Rispettivamente Inter e Benfica, ah no, Juventus? Fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio. Da registrare che oggi la sfida era tra Sarri e Spalletti, ok? Perché Sarri allena il Chelsea. Comunque questo Chelsea, zitto zitto, Morata lo vedo molto più convinto. Non so se saranno le amichevoli estive e poi ritorna a fare la pippa, però insomma
non mi è dispiaciuto. Detto questo, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale, quello non l'ho ancora fatto, profilo Instagram, canale Telegram, tutto in descrizione, mi seguite anche da lì, vi invio le feed che YouTube non manda, campanella a fianco al tasto iscriviti, schiacciatela e attivatela così riceverete sempre le mie feed. Niente, raga, mi vado, c'ho il gelato dell'acqua, se sta squagliata, poi mi va a mangiare a me, ciao.